Apro gli occhi. Ho paura di rivedere ancora Massimo. Giro la testa e guardo Nacho seduto in poltrona. Mi dispiace. Ho una proposta da farti. Posso solo immaginare quello che hai passato in questi giorni. Quindi se ancora non vuoi che gli spari, non ne parliamo. A meno che tu non abbia cambiato idea su Massimo. Nacho, tutto quello che è successo in Sicilia è successo per causa mia. Ho creduto a Massimo, a tutte le sue bugie, e ti ho messo in pericolo. Ma lui ha pianificato tutto così bene. Capirò se non vuoi più stare con me. Chica. Marcelo, Nacho Matos. Io sono follemente innamorata di te. E quello che è peggio è che ogni giorno mi innamoro sempre di più di te. Non posso farne a meno. È colpa tua, Nacho. Ti amo davvero. Oddio, io... Cosa sta succedendo? Oddio. Oh no, Chica. Parla. Dimmi che succede. Nacho, io potrei essere incinta. Potrebbe essere di Massimo. Non lo so, io... Ho pensato che non sarebbe mai finita. Però non permetterò a nessuno di collegarmi ancora a quel mostro. Parliamone, Marcello. No, non voglio, Laura! Chica, mi dispiace. Al matrimonio di Olga, quando mi hai riattaccato il telefono, non sapevo cosa fare perché mi hanno riferito che eri ubriaca e che non volevi ascoltarmi e che Massimo ti aveva riportato nella sua casa. Pensavo davvero che volessi tornare con lui. Tu hai sentito la nostra conversazione in giardino, vero? L'hai sentito? Ho sentito tutto. Nacho, era l'unico modo per poter fuggire da lui. Lo sai che non lo farei davvero. Io ho paura che ti allontanerai da me. Sei innamorata di me, o no? Quante volte te lo devo dire? Ti amo. Lo farò anche con te, qui, se me lo permetti. Io ti ho sognato. Ti sogno ogni giorno. Mi sei mancato. Lo so. Anche tu mi sei mancata. Ho un regalo per te. Il regalo ti sta aspettando nella nostra camera da letto. Saliamo le scale al primo piano. Sì, il palazzo della famiglia Matos è impressionante. La stanza è gigantesca. Mi guardo intorno e sento uno strano suono. Rimango sbalordita. Il regalo di Nacho è un piccolo bull terrier, bianco. È un bull terrier. So che non è soffice, ma anche loro hanno i loro vantaggi. Nacho, qual è l'occasione per questo regalo? Voglio il lieto fine come nelle favole. Non voglio far finire tutto come se fosse un incubo. Nacho, io... Mi giro la testa. Cosa ti succede, Laura? Non mi sento bene, vado a letto. I giorni seguenti sono più una lotta con me stessa e il dottore. Nacho, purtroppo potrei essere incinta di Massimo. Dove stai andando? Lo sai, vado dal dottore. Lo sai, Nacho, lo sai che voglio farlo. Quando torni, fammi sapere com'è andata la visita. Sei mancato. Ti prego, vieni a letto con me. Se dovesse succederti qualcosa, per causa mia, io... Christian, non mi succederà niente. Se non sei troppo stanca,
Voglio portarti a letto e perdermi dentro di te. Touch me like you never. 'Cause I'm not afraid, I'm not afraid anymore. No, no, no. Non smetti mai di stupirmi, Anastasia. Sono ammirato. Sei molto forte. Tu sei un'ottima ragione per rimanere. E te l'ho detto, Christy. Non andrò da nessuna parte. Non mi importa quello che hai fatto. Sai quello che provo per te. Mrs. Gray, smettila di morderti il labbro. Stai cercando delle voci per trasformare il tuo libro in audiolibro? Oppure per uno spot? Oppure per un doppiaggio? Scrivi a Giulia Segreti e Marco Cognigni, le due voci più famose del web. Vieni ad ascoltarci nel canale YouTube di Giulia Segreti e di Barone Marchil. Siamo anche su Facebook e su Instagram. Che aspetti? Dai voce alle tue emozioni. E ricordate, è come vedere un film ad occhi chiusi.